Buonasera. Buonasera a tutti. Eh, oggi eh, per Ged abbiamo eh, un ospite eh, speciale che è eh, graditissimo ospite, torna di nuovo a, a, a trovarci, e ci parlerà delle zone economiche esclusive. Un, le zone economiche esclusive sono un argomento eh, piuttosto misterioso per eh, le, le persone che, che non seguono attentamente appunto, le, le vicende marittime, sia del nel nostro paese, sia quelle economiche o strategiche in generale. In realtà, le zone economiche esclusive sono un fattore molto importante. E a livello mondiale e sono state introdotte nel, con la convenzione di Montego Bay nel 1982, Montego Bay, Bay in Giamaica e, e han, sono entrati in vigore poi nel 1994. Eh, hanno definito un po' quali sono le zone di sfruttamento eh, del. Del, del mare da parte delle singole nazioni, ma anche eh, questo contingentamento del mare eh, ha creato eh, anche dissidi di, di sapore e potenziali, eh, come si suol dire in termini latini, casus eh, bellorum. Abbiamo qui per parlare delle zee. E, e chi meglio di ne, lui può parlare, appunto, l'ammiraglio Giuseppe De n Giorgi. Buonasera, ammiraglio, e benvenuto nuovamente su GED. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, io inizio mm. eh, semplicemente a definire per sommi capi eh, cosa sono le NZE, tiro fuori l'argomento sempre dal eh, web. Non, non, non andiamo su In particolari, ma comunque sono divise in acque interne, più o meno le acque che ne possono essere eh, delimitate da, un, da una baia o da un insieme di isole che chiudono una laguna, ad esempio eh, la, la, la laguna di Nanvenezia potrebbe essere definita un'acqua eh, interna, le acque territoriali che si estendono fino alle 12 miglia nautiche, quindi più o meno eh, 20 chilometri, e gli arcipelaghi non li definiamo, le zone co contigue che possono arrivare oltre le 24 miglia, e poi appunto la zona economica esclusiva. Nota, leggo eh, con l'acronimo ZEE è l'area di mare che si estende per 200 miglia nautiche dalla linea di base, in cui lo stato costiero può esercitare il diritto di sfruttamento esclusivo delle risorse naturali, quindi pesce, petrolio e così via. E qui poi ci sta in problemi. Tale principio nasce per dare un freno allo sfruttamento indiscriminato della pesca, anche se con le nuove tecnologie che consentono di perforare alla ricerca di petrolio in acque molto profonde è stata recentemente utilizzata anche per lo sfruttamento estrattivo minerario esclusivo. E qui appunto, come si suol dire, casca l'asino perché in realtà... Come diceva, mi corregga se sbaglio, ammiraglio, il suo eh, odierno successore, l'ammiraglio credentino nel convegno Limes di Trieste, ormai libero totalmente da zone di influenza, rimane solamente il 20% del Mediterraneo. Sì, è così, in effetti il Mediterraneo <coughs> era stato... Con trattato fino agli anni, diciamo, ai primi anni 90 era tutto gestito come alto mare, al, di, al netto delle acque territoriali. E questo anche per la presenza della Marina americana che aveva sempre contrastato fortemente, eh, diciamo, l'allargarsi delle zone sotto la giurisdizione di qualunque tipo degli stati rivieraschi. E questo era un aspetto. L'altro aspetto era che il bacino mediterraneo, diciamo, è abbastanza ristretto, quindi, siccome le zone economiche esclusive possono essere al massimo 200 miglia dalla costa, dalle linee di base, diciamo, è, è, praticamente tutto il Mediterraneo, in gran parte verrebbe diviso in zone economiche esclusive tra gli stati rivieraschi contrapposti, insomma, posti sulle, sulle rive opposte. Eh, poi, diciamo, nei primi anni 90 ha cominciato l'Algeria e via a seguire un po' tutti. L'ultima è stata l'Italia, soprattutto oh, spinta dalla um, Comunità Europea per cercare, perché la Comunità Europea ha in via esclusiva la gestione dei problemi de legati alla pesca, della, del, diciamo, il tema della, della pesca. E questo è stato fatto per cercare di contrastare la presenza crescente. Di flotte pescherecce asiatiche che indubbiamente eh, hanno dei, delle tecniche di pesca che sono eh, particolarmente rapaci e quindi danneggiano mh, in maniera, insomma, depredano di più il mare rispetto a quello che già eh, diciamo, succede adesso. E la zona economica esclusiva naturalmente porta con sé eh, una serie di vincoli eh, che vengono eh, dettati dallo stato di Vierasco che questa zona, la zona va dichiarata alla comunità internazionale e poi naturalmente va eh, fatta rispettare, cioè come in aspe moltissimi aspetti del diritto internazionale soprattutto in campo marittimo, non è solo la norma ma è anche la sua applicazione eh, da parte dello Stato che ha il, il, il diritto diciamo, di, di farlo. Il diritto è la forza naturalmente è la determinazione eh, politica e eventualmente anche militare si tratta di un vincolo che riguarda le attività commerciali, cioè lo sfruttamento, la valorizzazione a seconda dei punti di vista, eh, diciamo l'utilizzo eh, commerciale del, diciamo, della colonna d'acqua del mare, del volume di, di mare, eh, compreso appunto fino a 200 miglia oppure fino alla me a metà strada tra uno Stato e l'altro. Il fondo invece risponde alle regole. Sui fondali che sono collegate alla piattaforma continentale, soprattutto. Quindi eh, pesca, eh, altre attività che possono anche intralciare le attività economiche, pensiamo alle, alle, alle esercitazioni militari. Quindi, ehm, uno stato di Virasco potrebbe anche proibire esercitazioni militari, per esempio, con sonar di, di particolari frequenze oppure con l'uso di esplosivi perché danneggia il patrimonio ittico e quindi danneggere, potenzialmente danneggere il patrimonio ittico e, potere, e quindi diciamo, contrasta con l'interesse economico del paese diciamo, che ha possesso il controllo di quella zona. Ecco perché gli americani non hanno, per esempio, non solo per questo, insomma, ma gli americani non hanno mai firmato la PLOS e quindi la, la utilizzano e, come dire, la... Anche la impongono laddove questo coincide da un lato con i loro interessi e dall'altro con eh, diciamo, la <coughs> il diritto internazionale consolidato e diciamo, sostenuto eh, un po' con il, con il concetto della common law estesa alla, al mondo internazionale, diciamo, cioè il precedente eh, delle corti internazionali riconosciute. Insomma. Sì, e pare che appunto eh, il governo statunitense abbia firmato eh, l'ANCLOS o UNCLOS. Io sì. pronuncio UNCLOS perché è United Nations, ma mh, non so quale sia appunto quella più ne, ne, corretta come ne, pronuncia. Ma il Senato non l'ha mai ratificato. E quindi eh, per gli Stati Uniti non è entrato in vigore. Ma ci sono altre due nazioni nel Mediterraneo. Sì. Che non l'hanno mai ratificato, una è la Turchia e l'altra è la Siria. Ma il non la non ratificazione da parte della Turchia crea dei problemi enormi con la Grecia. Sì, e, e naturalmente Grecia e Turchia si sono più volte fatte la guerra, nonostante eh, siano e fossero anche i tempi dei conflitti diciamo, greco-turchi parte della Nato. Adesso la questione poi si è esacerbata per il fatto che la Turchia, dopo essere intervenuta militarmente in maniera decisiva in Libia, ehm, ha ottenuto immediatamente come contropartita dal, dal, dal governo Sarraj, eh, diciamo di poter come dire estendere, ecco, congiungere eh, le acque, le zee tra un um, Parte di zee diciamo turche con una parte libica. E quindi questo chiaramente ha dato molto fastidio alla Grecia, Creta, eh, quindi ha creato questo, questo sperone eh, turco di fatto, perché la Libia non ha nessuna capacità di imporre e far rispettare la propria ze a distanze importanti nel Mediterraneo, insomma, e anche in aree particolarmente sensibili. Sì, che, poi c'è tutta un'aggressività eh, turca per ne, quanto riguarda anche la na, na patria blu eh, che è stata proclamata o comunque ideata da un suo tra virgolette, se mi si permette il termine, e sì. nel collega l'ammiraglio Gurdenitz, cre, credo si ne pronuncia, sì. così, e per, per cui effettivamente eh, si. Ad esempio, c'è stato un intervento ultimamente di una nave turca nel tentare di respingere una prospezione di una nave italiana. Non parlo di Saipem 12.000, che di due anni fa più o meno, ma di due mesi fa. Poco al largo al largo delle acque territoriali in Creta. Quindi. Parliamo del limite non delle 12 miglia, ma in quel caso addirittura delle 6 miglia. In realtà, eh, almeno da quanto arguisco, poi mi corregga se, se ne sbaglio: la Turchia non avrebbe poi tutti i torti nel rivendicare delle acque una zona economica esclusiva più ampia perché non dimentichiamo che c'è un'isola Castellorizzos cioè Castel Rosso mm. che, che da sola eh, taglia fuori da una zona economica esclusiva turca ben 108.000 km quadrati, quasi un terzo dell'italia anche perché eh, nell'unclos o anclos è eh, considerata anche, anche la piattaforma continentale e effettivamente la Turchia ha una piattaforma continentale in quel caso molto più vasta di della, della, quella greca ma se ovviamente la Turchia non aderisce all'UNCLOS che però vuole sia rispettato nei, nei Dardanelli non può neanche chiedere un arbitrato internazionale No, e d'altra parte non, non è neanche nella, nello stile diciamo, turco chiedere un arbitrato internazionale perché considera il suo diritto, eh, in, diciamo, il, soprattutto la piattaforma continentale, ehm, che riguarda appunto le prospezioni e, e, e le perforazioni del fondale. Perché il fondale diciamo, si eh, separa in parte e eh, non è esattamente nella stessa eh, giurisdizione della ZEE, cioè la ZEE potrebbe essere più ampia, se per esempio il fondale passasse da eh, un basso fondale e poi ci fosse. Una scarpata molto pronunciata e la, la piattaforma continentale si fermerebbe, per esempio, prima e, e viceversa. Quindi, naturalmente, poi quando si parla di piattaforma continentale, anche lì vale il discorso della mezzeria: cioè, se l'altra nazione, Creta per esempio, la piattaforma continentale fosse la stessa, non è che la, la Turchia possa andare a inglobare arrivare fino alle acque territoriali greche perché dicono no, la scarpata non c'è il salto di profondità che come dire, delimita la piattaforma continentale. E tutto questo comunque sempre viene poi filtrato dalla forza, forza militare, forza economica, eccetera. Quindi eh, andare poi a discutere e a, e a, e a decidere insomma, chi aveva o meno diritto diventa spesso una questione di lana così caprina, insomma, un po' il senso degli angeli, perché poi intanto nel frattempo la nazione più aggressiva, più determinata ha già prevalso, insomma. Quindi normalmente poi nazioni, alcune nazioni scelgono di non andare a violare certe pretese, anche pretestuose, appunto, anche non fondate, per evitare comunque di trovarsi in situazioni di conflitto, in situazioni di, eh, di dove c'è alla fine l'uso della forza, e questo specialmente per nazioni come l'Italia è molto, molto complicato per le nostre leggi.